Una scoperta sensazionale a Paestum, una di quelle che capita una volta ad uno studioso se fortunato, ha detto la direttrice del parco, l'archeologa Tiziana D'Angelo. Tutto ruota intorno ad una zona delimitata nell'area ovest del sito, non lontana dalle mura, rivolta verso il mare. Qui una campagna di scavo iniziata nel 2019 durante la precedente direzione di Gabriel Zuck-Triegel, attualmente alla guida degli scavi di Pompei, è emerso un tempietto dorico le cui indagini stratigrafiche stanno rivelando numerosi dettagli legati all'antica città magno-greca. Ed ecco che spunta già una suggestione, che si tratti proprio del tempio di Poseidone che diede il nome alla città. Quello che ci troviamo di fronte è un santuario, una zona santuariale, quindi in un'area relativamente periferica della città, quindi in prossimità della porzione occidentale della cinta muraria, quindi relativamente vicino anche al mare. E abbiamo un tempio greco, un tempio in stile dorico, che riusciamo a collocare cronologicamente all'inizio del V secolo a.C. La città, la colonia greca di Poseidonia, è stata fondata alla fine del VII, quindi questo tempio viene costruito circa 100 anni dopo la fondazione della colonia, in un momento che è un momento molto cruciale per la crescita della città. La città che vive tra la metà del VI e la metà del V avanti Cristo una fase di monumentalizzazione, quindi di forte crescita urbanistica. E quindi dobbiamo proprio collocare questa struttura all'interno di questa crescita, in un momento in cui la città doveva davvero presentarsi come una sorta di cantiere a cielo aperto. Quindi abbiamo un tempio, vi ho già parlato delle dimensioni, colonne che probabilmente non raggiungevano nemmeno i 3 metri, quindi una sorta di tempio mignon. E anche dal punto di vista del contributo di questa scoperta alla nostra conoscenza dell'architettura magno-greca, il suo ruolo è fondamentale.